Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Karin Spacca ha lasciato questo mondo, e molti sono i suoi fan che la ricordano ogni giorno. Ecco a chi spetta l'incredibile eredità. L'apostrofo età di 77 anni si è spenta Karin Spacca. Superba conduttrice, attrice e cantante che ha regalato un gran numero di emozioni a tutti noi. Da tempo la donna stava combattendo con una terribile malattia, un male contro cui nulla ha potuto infine. In queste ultime ore molti si chiedono a chi sia destinato il patrimonio dell'attrice. Quanto è riuscita ad accumulare Karin nel corso della sua esistenza? Il curriculum di Karin Spacca è uno dei più ricchi e completi. Durante la sua carriera infatti ha svolto diversi ruoli, tra cui quello di interprete, offrendo i suoi servizi sia nel mondo della musica, che in quello del piccolo e del grande schermo. Originaria della Francia, si trasferisce definitivamente a Roma. Questo è il luogo che, con il passare degli anni, ha potuto definire come casa sua. La sua è stata una vita molto movimentata, in cui non sono mancati tanti interessi insieme a relazioni con uomini importanti. Ecco a chi è destinata l'eredità di Karin Spacca. Il vero e proprio successo di Karin Spacca si è avuto intorno agli anni 70, periodo in cui era considerata una delle attrici più ricercate del panorama italiano. Ma non solo per la recitazione, Karin Spacca riusciva a reinventarsi in base alle situazioni trasformandosi da ballerina a cantante. Vestendo anche i panni di conduttrice, svolgendo ogni ruolo nel migliore dei modi. A soli 14 anni, riesce ad ottenere il suo primo successo, un qualcosa che investe Karin Spacca di una fama talmente grande al punto da prendere la decisione di trasferirsi in Italia lasciando così il luogo in cui era nata. Ed è proprio qui che la donna ha messo radici e ha trascorso tutta la sua vita. Fino a quando, alcuni giorni fa, si è spenta all'interno di una clinica di Romana. La carriera di Karin Spacca è stata una delle più belle mai viste, in quanto numerosi sono stati i successi. Accanto a lei diversi sono stati i volti noti della settima arte. Il suo era un talento talmente puro e genuino, al punto che numerosi erano i produttori che la ricercavano all'interno delle proprie commedie. Oltre che nel mondo dello spettacolo, Karin Spacca ha avuto grande successo anche in quello della musica. Le sue canzoni, nel giro di poco tempo, si sono trasformate in vere e proprie hit di successo. Inoltre ricordiamo Karin anche per aver ricoperto il ruolo di conduttrice a Forum, la prima presentatrice che ha attraversato lo studio di uno dei programmi più longevi di Mediaset. Per diversificare, Karin aveva deciso anche di aprire un resort tra le colline della Sabina a Collevecchio. È stata questa un'attività che ha ottenuto un grande consenso e che le ha dato la possibilità di accumulare un patrimonio niente male. Infatti, nel corso degli anni, Karin è riuscita a mettere da parte un'eredità degna di invidia, una cifra che ancora non si è riusciti a quantificare di persico. Né tantomeno siamo a conoscenza del fatto se abbia fatto testamento o meno. Cifre sicuramente da capogiro, quelle che sono riportate anche da Shell News, che sono destinate ai figli Sabrina Capucci e Gabriele Guidi. Loro sono frutto di due relazioni avute con due uomini diversi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!